Benvenuti e bentornati sul canale. Allora, oggi mi tocca di nuovo registrare un altro video di prodotti bocciati. 10 prodotti purtroppo che non mi sono piaciuti tra le scoperte dell'ultimo periodo. Poi arriveranno per fortuna a breve, insomma, appena riuscirò a registrarlo, anche i prodotti top e super promossi del periodo, perché ci vuole sempre dopo questi video. Però intanto togliamoci, insomma, tolto il dente, tolto il dolore. Un prodotto make-up che boccio per questo video, che è questo mascara di Lovren, mascara M4 Black Infinity. È un brand che si trova in farmacia, insomma, lo reperite facilmente in farmacia. Avevo preso questa versione azzurra perché l'avevo trovata veramente a pochissimi euro. Si trovano a poche mascara di Lovren. E voi mi avete consigliato poi quello rosa. E quindi a questo punto lo proverò perché tanto, ripeto, costano proprio poco. Ma purtroppo quello azzurro lo devo totalmente bocciare. È una formula estremamente densa e rappresa che ha questo scovolino in setole con questa forma un po' a cono. Che allora è bello nero. Il problema è che è talmente denso e rappreso come formula che vi incolla tutte le ciglia proprio effetto ragnetto ed è veramente poi come effetto finale, a parte tutto un po' incollato, poco d'impatto perché io cerco soprattutto il volume nei mascara, però nel volume un pochino devono andare anche ad allungarle le ciglia e questo noto che non fa nulla neanche di particolare da quel punto di vista. Quindi personalmente non mi piace, ma guardate quanto prodotto preleva proprio su tutto lo scovolino, tutto denso e rappreso. No, purtroppo questo azzurro a me non è affatto piaciuto. Mi avete consigliato su Instagram, alcune di voi mi hanno detto che quello rosa invece è molto valido, quindi proverei quello rosa. Se qualcun'altra di voi ha provato la versione rosa, mi faccia sapere. Poi metto in questo video, anche se non è un bocciato tremendo, però hanno sempre il solito problema. Questa body lotion di Balea, che esattamente come tutte le creme, come tutte le lotion di Balea, ha il problema che fanno troppa patina bianca e quindi sono da massaggiare per 6 ore e mezza. Ora, io so che c'è anche chi apprezza il fatto di dover massaggiare la crema, il fatto che non si assorba immediatamente, perché così praticamente obbliga a fare una sorta di massaggio che sicuramente farà bene tutto quello che volete, però a meno che mi sono fatta la doccia con calma, mi devo poi mettere la crema, ma ci dedico un attimo di tempo in più. Ma se mi voglio mettere la crema tutti i giorni, mattina e sera, io mezz'ora per far assorbire la crema, non ce l'ho e non ho neanche la pazienza, anche se avessi la mezz'ora per massaggiarmi la crema, non ho proprio la voglia e la pazienza di stare lì, magari anche di prima mattina, a massaggiarmi per 6 ore la crema, perché altrimenti poi se mi vesto, insomma, non si è assorbita bene. Quindi per questa cosa io non riesco a promuovere mai al 100% le creme corpo di Balea, che poi non sarebbero neanche tutto sommato male in alcuni casi, soprattutto le lotion, perché poi quando si assorbono anche in estate sono belle leggere, non fanno patina, non sono appiccicose, non sono pesanti. Poi si assorbono, donano un'idratazione ovviamente leggera, non sono lotion, quindi è un'idratazione leggera, che però tutto sommato non mi dispiace. Questa profumazione floreale, perché in questo caso era quella con estratto di giglio e burro di karité, è anche particolare, molto floreale, non mi dispiace. Il problema è proprio questa cosa di dover massaggiare, 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 massaggiare. Dovete aver voglia di star lì a massaggiare se acquistate le creme corpo di Balea. Quindi mi devo rassegnare al fatto che probabilmente io non le debba più comprare perché non ho questa voglia, però a volte le profumazioni, i pack mi intrigano e dico chissà che questa volta non mi farà tutta quella scia bianca, invece mai. Il profumo è veramente buono, se amate i profumi floreali, questo secondo me vi piacerà tantissimo, quindi in questo caso ne può valere la pena per la profumazione, per il fatto che poi si assorbe bene. Però dovete mettere in conto di dover massaggiare quel prodotto perché non si assorbe subito e diciamo che per la quotidianità non è la crema corpo che mi viene più voglia di mettere per questo fatto. E nulla, e quindi spero sempre di trovarne una che non mi farà questa scia bianca. Ne ho ancora una, quella l'acido ialuronico che tutte mi avete detto che è fantastica, vediamo se non farà lei questa scia bianca, vi farò sapere. Poi devo bocciare sempre di Balea questa maschera mani che avevo fatto in limited edition. Era la linea Make a Wish. Purtroppo,
Questa non mi è piaciuta, c'è solo una crema mani di Balea che ad oggi mi è piaciuta, la Buttermilk and Lemon, comunque ce l'ho da parte, poi insomma arriveranno anche le migliori scoperte comunque di quest'anno, economiche, costose, adesso vedrò un po' come strutturarla, comunque vi parlerò un po' delle scoperte secondo me che proprio meritano per quest'anno, un po' per il discorso sconti Black Friday, un po' poi per i top e flop dell'anno, insomma adesso vedo un po' come strutturarli. Questa era con estratto di mandarino e vitamina e idratazione intensiva per mani secche, le mani poi erano appiccicose, pernole idratate, nutrite, nulla di nulla, anche qui pack molto carino, ma la maschera secondo me un flop assoluto, perché poi ho dovuto mettere 3 kg di crema mani perché le avevo estremamente secche. Adesso è un periodo in cui anche le mani, oltre alla pelle del viso, in generale tutta insomma la pelle del corpo è ancora più secca, e quindi ho bisogno di trattamenti belli intensivi idratanti e vado tanto di crema mani. Poi, allora, sapete che vi ho già bocciato la Cherry Charge di Moolak, questa crema viso che dopo la Trinity purtroppo non mi è affatto piaciuta. Perché vi avevo detto è troppo pesante per il mio tipo di pelle, lascia proprio una patina che non si assorbe purtroppo. Il problema di questa crema, oltretutto, mi sono poi resa conto anche applicandola sul décolleté perché stavo cercando di smaltirla così, è che spallina da matti. Non riesco più a metterla neanche sul décolleté, quindi la destinerò ai piedi, perché poi anche quando mi vesto mi dà fastidio perché ho tutto questo spallinamento che poi insomma si attacca un po' anche ai vestiti. Insomma, non è piacevole, mi sporca un po' il vestito, mi dà la sensazione poi di appiccicaticcio, insomma, è proprio fastidiosa. Quindi purtroppo è proprio bocciata sotto tutti i punti di vista. Quindi l'ho fatta provare anche a mia mamma, che ha una pelle ancora più secca sicuramente della mia, anche se adesso è abbastanza secca anche la mia. E per il nutrimento, per la corposità, per lei poteva anche andare bene, ma le spallina tremendamente anche a lei, quindi i piedi attenderanno questa crema. E sempre di Moolak, purtroppo ho un altro bocciato. Moolak per me è un brand così, è un po' come Nabla. Ci sono dei prodotti che secondo me sono delle chicche pazzesche, veramente dei prodotti stupendi, e altri che sono tremendi. Purtroppo a me non piace per nulla neanche questo siero, il Radiant Moisturizing Serum, che poi loro penso consiglino anche come una sorta di primer sotto al fondotinta. È un siero idratante, illuminante col 5% di estratto di fiore di Sakura della linea MILF. Purtroppo a me non piace per niente perché è estremamente, estremamente appiccicoso, non idrata per me nulla e mi lascia proprio la sensazione di pelle che tira, altro che idratazione, proprio pelle appiccicosa e che tira. Ha questa texture leggera, un po' acquosa, che veramente a me non fa nulla, non lo trovo né idratante e tra l'altro illuminante per la presenza di micro brillantini che ci sono all'interno, quindi onestamente è una luminosità che a me non piace, mi piace la luminosità data non dal brillantino ma dalla formula che dona un glow naturale alla pelle, quindi purtroppo anche questo prodotto per me è bocciato completamente, lui lo sto utilizzando sul décolleté, ma niente. Questo è un altro grande no, purtroppo, di Moolak. Allora, poi, vabbè, lo sapete, il Time Freeze di Moolak è l'altro prodotto di Moolak bocciato del periodo, il contorno occhi che secondo me non idrata, non nutre, è una texture proprio leggera che si assorbe e rimane abbastanza asciuttina e ha questa texture quasi un po' siliconica, è questa cremina, quasi una crema gel ma con una base un po' siliconica. Io non ho niente contro i siliconi, non ho problemi a utilizzare prodotti a base siliconica, però che dà proprio l'idea di non andare a fare nulla a livello di idratazione e nutrimento, non è il tipo di prodotto che mi serve per il contorno occhi. Per il contorno occhi voglio qualcosa che comunque dia idratazione, per la sera anche più nutrimento, che sia illuminante. Questo non fa veramente nulla, lo sto smaltendo, ma non mi piace. Però per fortuna c'è anche qualche bella scoperta poi di Moolak e ve ne parlerò. Poi devo bocciare anche questa crema mani idratante di Dottor Viti. L'ho ricevuta in omaggio con un ordine fatto sul sito di una parafarmacia. Dottor Viti è un brand che si trova in farmacia, con olio d'argan, pantenolo, burro di karité, glicerina vegetale, olio di mandorle per pelle secca, 75 ml, bocciatissima. È una crema mani, non me l'aspettavo perché dai prodotti da quei brand che producono anche, non so, parafarmaci, cose simili, io mi aspetto sempre grandi cose. Questa invece ha una texture estremamente liquida. Una volta che la massaggiate, vabbè, non sembra neanche male perché sul momento sembra assorbirsi anche abbastanza bene.
La profumazione non ha particolari profumazioni, insomma, resta abbastanza neutra come profumazione. Il problema è che poi, una volta che si è asciugata, voi avete le mani collose, appiccicose, secche che tirano, insomma, non mi idrata, non mi dà comfort, non elasticizza la pelle delle mani, nulla di nulla. Quindi, purtroppo, anche lei la finirò sui piedi perché non mi piace per nulla per le mani, insomma, per un po' niente crema ai piedi perché devo smaltire un po' di prodotti così, ma non mi piace per nulla, no, veramente. Mamma mia, fastidiosissima questa crema mani. Poi boccio questa maschera in idrogel, tra l'altro costosissima, quindi mi sarei aspettata un prodotto miracoloso. Questa l'avevo trovata in una box di maschere presa su Lookfantastic 1 o 2 anni fa, adesso non mi ricordo, forse l'anno scorso. Era quella box, forse l'hanno fatta anche quest'anno, che si apriva a fisarmonica con dentro tutte le maschere. Comunque molto carina, sono belle quelle box, permettono di provare, insomma, anche maschere più costose che normalmente non si comprerebbero. E infatti c'era questa di Wanwan Skin Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask, curiosissima di provarla. È una maschera in questo caso in idrogel. Io non sono troppo per gli idrogel, divisa in due parti. Mi sembra che fosse divisa in due parti, non mi vorrei sbagliare, vabbè, comunque poco importante. Al di là di questo, è una maschera che veramente io ho trovato che non fa nulla proprio di che, non è particolarmente idratante, non lascia la pelle particolarmente morbida, nulla di nulla, non lo so. Poi, tra l'altro, anche questo tessuto in idrogel che tende a spostarsi un pochino, a scivolare, a me non piace particolarmente, quindi insomma, boh, per me non ne vale assolutamente la pena. Trovate le maschere di Primark che fanno la stessa identica cosa. Quindi, boh, delusione. Delusione, onestamente, non mi è piaciuta. Soprattutto rapportata al prezzo. Poi vi devo bocciare questo siero di Perricone che avevo in questa piccola taglia. Queste piccole taglie sempre che permettono di provare prodotti che altrimenti uno non comprerebbe. Sinceramente, non è un prodotto che avrei mai acquistato. Sempre una piccola taglia ricevuta in omaggio. Vi devo dire che, no, stavo sentendo se ha un profumo particolare. Che delusione, Perricone. So che ha dei prezzi altissimi. È un siero che ha questa texture che sembra una cremina, ma una volta che lo andate poi a massaggiare sul viso si asciuga e lascia la pelle appiccicosa che tira. No, 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 no. Assolutamente no. Advanced Serum Concentrate, ma proprio no. Purtroppo è un prodotto che a me non piace. Mi dà proprio una sensazione di pelle proprio per nulla idratata, insomma, anche da una texture di siero in crema mi aspetto un qualcosa che va già a idratare abbastanza la pelle, invece proprio no, si asciuga completamente e rimane questa pelle ancora che tira, quindi purtroppo non mi è piaciuto. Terminiamo con gli ultimi prodotti skincare, poi passiamo invece alle finali delusioni make-up. Allora, devo bocciare anche. Dove l'ho messa? Ho qui il gel detergente, ma boccio insieme anche l'acqua micellare, se la Eccola trovi, qui. è ricomparsa. Allora, questa linea di Clinians, acido ialuronico, gel detergente rivitalizzante che rimuove trucco e impurità e acqua micellare 3 in 1, deterge, strucca e rinfresca, non mi piacciono particolarmente. Non dico che siano prodotti inutilizzabili, ma tra le tante acque micellari di gel detergente che ho provato, loro sicuramente non sono degni di nota. Non le riacquisterei sicuramente. Allora, l'acqua micellare è una semplicissima acqua micellare che sì, fa il suo, nel senso che strucca, però non mi lascia la pelle particolarmente in stato di comfort come fanno altre acque micellari. Questa tende un pochino a darmi l'effetto appiccicoso, un po' più di pelle che tira. Ce ne sono altre mille volte migliori di questa, come quella alla vitamina C di Garnier, di Acqua alle Rose. Insomma, questa a me non piace particolarmente. Infatti adesso vediamo, magari che anche un boccettone gigante da 400 ml, che normalmente se la utilizzo che mi piace è proprio necessario perché poi io di prodotti struccanti ne faccio fuori tanto, però questa penso che la utilizzerò un po' anche per pulire i pennelli perché onestamente sì, mi dà proprio questa sensazione un po' di pelle che tira. Infatti tra i due prodotti è quella che mi piace ancora meno. E il gel detergente non è malvagissimo, però anche qui nulla di degno di nota. Ovviamente questa sensazione proprio di lavaggio
in profondità che va proprio a lasciare la pelle in un certo senso fresca. Questa sensazione proprio di andare a rimuovere l'impurità io l'avverto. Però non mi piace particolarmente né la texture, questa texture in gel, ma l'ho notato un po' nei gel detergenti di Clinia, sanno delle texture un po' particolari, poco coccolose, poco avvolgenti sul viso, non si trasformano in delle belle cremine. Non lo so, è un qualcosa che voi massaggiate sul viso, ma che non è particolarmente piacevole per i miei gusti. Quindi la texture non mi fa impazzire. E sì, mi sento la pelle comunque ben pulita, fresca, con questa sensazione appunto di detersione anche dall'impurità a fine giornata o anche al mattino per riprendersi, però con sempre quella sensazione un pochino di pelle che tira leggermente. Quasi un po' appiccicosa, leggermente, non, magari appiccicosa è sbagliato, però quella sensazione quindi di pelle che tira che non rende la pelle bella liscia, morbida al tatto come sensazione, insomma, non mi convince. Non mi convince, un po' meglio dell'acqua micellare, ma non mi convince. Se volete un prodotto come gel detergente per la pelle anche misto grassa, per impurità, per imperfezioni, secondo me è molto molto meglio questo di Nivea, della linea Derma Skin Care, acido salicilico e niacinamide, detergente in profondità libera i pori, combatte efficacemente le imperfezioni. Lui, questo è un ottimo detergente per la sua categoria, ovviamente non è il primo prodotto che consiglierei, che ha una pelle estremamente secca. Però innanzitutto che è un gel che una volta che andate a massaggiare sul viso diventa una bella cremina, quindi anche molto piacevole da andare a utilizzare e mi piace di più come sensazione dopo, mi lascia la pelle più morbida, più liscia, non mi dà effetto di pelle così che tira un po' anche al tatto, sì, con questo attrito appiccicoso, è ottimo. Questo secondo me è veramente un ottimo gel detergente per chi ha pelle più impura, misto Però grassa, ecco. ecco, anche io che ho la pelle ormai a tendenza secca in questo periodo, amo utilizzarlo alternato con altri detergenti proprio quando ho qualche imperfezione, mi sento la pelle un po' più impura in quel periodo. Mi piace comunque ogni tanto lavare proprio la pelle con questo prodotto che mi dà proprio quella sensazione di detersione in profondità, liberando i pori. Contro le imperfezioni, ovviamente è un prodotto a risciacquo, non farà mai come un prodotto, un gel specifico che andate ad applicare sull'imperfezione. Però secondo me un pochino aiuta, ad esempio io in questo mese, anche nel periodo del mese dove tendenzialmente per via degli ormoni in quel periodo del mese mi escono un po' più di brufoletti in questa zona, ho notato che ne ho avuti molto molto meno, ho utilizzato lui e un altro prodotto che invece vi mostrerò nei preferiti ma di cui vi ho già parlato, comunque vi ho già accennato, che è il siero di Clinians alla vitamina C. Quindi buono, questo non lo riacquisterei, ecco, non mi convince pienamente sotto diversi aspetti. Allora, per quanto riguarda invece gli ultimi bocciati make-up, un prodotto che io proprio non riesco a utilizzare per quanto mi spiaccia farlo uscire dalla collezione perché il pack è troppo carino, è questo rossetto di NARS della linea Claudette. Guardate che bello, con tutti i cuoricini, infatti lo terrò per collezione. Questo è nella tonalità Sylvie della linea Audacious Sheer Matte Lipstick. Sono dei rossetti un po' stile Powder Kiss di MAC, quindi effetto poudré, colore non pieno, da costruire, molto morbidi, questi se avete le labbra secche sono estremamente morbidi, però è molto molto disomogeneo, cosa che io ho notato anche in diversi powder kiss di MAC, soprattutto nelle tonalità un pochino più intense, restano estremamente disomogenei sulle labbra, quindi anche passandoli poi più volte per costruire un po' il colore, perché se è un bel colore intenso, acceso, mi piace comunque l'effetto pieno, non mi piace troppo l'effetto alla coreana. Stratificandolo, vedete, è un colore che resta molto molto disomogeneo e poi, essendo una formula così morbida, è vero che è confortevole sulle labbra, ma tende a migrare. E se un colore è già un po' più carico, un po' più intenso, l'effetto è terribile. Quindi io purtroppo ci ho provato, ma questo rossetto non riesco a utilizzarlo come alcune tonalità dei Powder Kiss di MAC, quindi d'ora in poi dovrò evitare di acquistarli. E nulla, lo terrò solamente per il packaging perché è molto carino. O magari mi convinco che è meglio che lo do a qualcuno che lo potrà apprezzare, perché non ha senso però alla fine tenerlo solamente per il Per packaging. terminare, gli ultimi due bocciati sono dei fondotinta economici dopo il fondotinta di Catrice, l'ultimo uscito, quello a siero, com'è che si chiama? Nude Deep,
l'ho mostrato nel video bocciati prima di questo, che vi lascio magari linkato giù in info box, così se non l'avete visto lo potete recuperare. Purtroppo, due video abbastanza vicini di tempo di bocciati. Comunque, dopo quello io boccio altri due fondotinta di Catrice. Allora, l'All Matte Shine Control, questo fondotinta che dovrebbe essere appunto con un finish più opaco, ad alta coprenza, sì, con questo boh, complesso per matte da Sederma. Vabbè, lasciamo stare. Non mi piace per la tonalità. Questo è il colore 015 Cool Vanilla Beige, ma è veramente tanto tanto beige questo fondotinta. Io ho notato che tutti i fondotinta di Catrice tendono al grigio. Tutti i fondotinta di Catrice tendono al grigio. Dovrebbero fare qualcosa in questo senso perché fuoriesce sempre secondo me questa componente un po' grigia, bene o male. Ora, con qualche fondo Catrice, nonostante questo sottotono un po' grigio, bene o male, riesco ad ovviare, riesco a farlo funzionare, per quanto veramente dovrebbero migliorare un po' queste tonalità, ma con questo non sono neanche riuscita a tenerlo su per provarlo, per testarlo e per dirvi se mi piacciono la formula, perché è troppo troppo grigio, ha un colore veramente su di me tremendo, penso che nessun fondotinta abbia mai avuto un colore più brutto di questo sulla mia pelle, ma proprio per il sottotono. Mi sono dovuta struccare, quindi purtroppo non riesco proprio a utilizzarlo. È un colore che su di me non riesco proprio, ma neanche a dire lo vado a sistemare. Era veramente una cosa tremenda. Quindi niente, anche questo poi lo regalerò. Vediamo se qualcuno riuscirà un po' di più a farlo funzionare. Però da quello che leggo nei commenti a volte, anche da parte vostra, noto che tutti riscontrano un pochino questo problema nei fondi di Catrice. Stessa cosa, sempre un pochino grigiastro, anche questo di Catrice, sempre True Skin, però lo 004 Neutral Porcelain, forse qui perché c'è scritto proprio beige, quindi si sono proprio dati alla componente beige grigia ancora di più, qua un po' meno, però tende sempre un pochino al grigio, però in questo caso ce l'avrei fatta a farlo funzionare a livello di tonalità. Il problema è che a me non piace assolutamente questo tipo di formula. Qui proprio parliamo di una formula per me pesante. So che alcuni lo adorano, lo amano, infatti ne avevo sentito parlare molto bene, tanto che poi io l'ho voluto provare. È una formula proprio spessa, pesante, visibile sulla pelle che mi segna terribilmente, mi fa un effetto terribile, ma già dopo 10 minuti avevo un effetto veramente, veramente brutto. Non sono riuscita a tenerlo su tutto il giorno. Come ho potuto, mi sono struccata perché veramente mi vedevo malissimo. Quindi, assolutamente per me, questo fondotinta è un grandissimo no. È veramente, veramente spesso e visibile sulla mia pelle. Quindi, per quanto sia descritto come idratante, però a volte i fondotinta idratanti mi fanno questo scherzo, anche di più costosi. Un po' più idratanti, ricchi, mi risultano molto pesanti sulla pelle, molto visibili, mi segnano, quindi è sempre un po' un rischio. A volte sono belli leggeri come dico io, altre volte no, e purtroppo questo è uno di quei casi in cui non ha funzionato. Direi il video si conclude qui perché di bocciati ce ne sono stati abbastanza anche per oggi. Se avete voglia, fatemi sapere se condividete il mio stesso pensiero su questi prodotti, se li avete provati o se al contrario invece a voi piacciono e quali sono eventualmente proprio i vostri bocciati del periodo, se c'è qualche prodotto che vi ha deluso particolarmente ultimamente. E niente, io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, se volete alla prossima, ciao!